Un Giro d'Italia mai così atteso. La Carovana Rosa taglia il traguardo a Fossombrone per la prima volta dopo 114 anni. Ci sono volute infatti 106 edizioni. L'entusiasmo per strada si sente, decine e decine di appassionati a spasso per la città. L'attesa è tutta per il traguardo di questa 8ª tappa. Il traguardo qui è la prima volta, è una cosa molto più grande per Fossombrone, una cosa bella, richiama tanta gente. Ah, a Fossombrone c'è una magnifica atmosfera, c'è un paese, una città in fermento, quindi speriamo che sia una bella tappa e un bel traguardo insomma, per tutto il territorio. Con l'occasione una gita in famiglia per godersi questo Giro d'Italia. Sì, poi anche il compleanno di mia figlia, quindi proprio festeggiamo alla grande. Sì, sì, molto bello, Fossombrone in rosa, stupendo. Compleanno con Giro d'Italia per te? Sì, è molto bello per me. Cosa hai ricevuto di regalo per il compleanno? La bici. Da dietro le transenne, occhi puntati sul traguardo in una tappa molto adatta alle fughe da lontano, parola da Alessandro Petacchi, che la corsa rosa l'ha vinta già 22 volte. 2500 metri di dislivello complessivo, rischio attacchi da lontanissimo. La zona da tenere più sotto controllo è la salita dei Cappuccini, proprio a Fossombrone, a 50 km dall'arrivo. Sì, sì, si aspetta il traguardo, che comunque l'ultimo chilometro è bellissimo perché comunque fa tutti i viali e comunque fanno due giri in quello che è un percorso cittadino molto molto caratteristico. Fossombrone è sempre bella, poi adesso ancora di più. C'è attesa di questo Giro d'Italia. Sì. È incredibile, l'atmosfera è bellissima, mi piace molto, tutti rossa. C'è chi arriva da lontano per il gran finale nelle Marche, chi invece sente l'atmosfera rosa della propria città natale. Ognuno ha il suo campione del cuore e tra i preparativi l'attesa è per il vincitore dell'8ª tappa del Giro d'Italia.